Il 13, 14 e 15 maggio il Giro d'Italia tornerà in Abruzzo con una 3 giorni davvero intensa, ricca di eventi che coinvolgeranno diverse località della nostra regione. Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il consigliere regionale Donato Di Matteo, il presidente della Commissione Agricoltura Lorenzo Berardinetti, l'assessore regionale Giorgio D'Ignazio e i rappresentanti delle amministrazioni locali coinvolte. Io sono felice che abbiamo coronato questo bellissimo sogno che è diventato realtà per la prima volta in Abruzzo. Tre giorni di permanenza del Giro d'Italia sarà una grande iniziativa di promozione del nostro territorio che lega l'entroterra alla costa e che permetterà di far vedere l'Abruzzo in Eurovisione in tutto il mondo. Io sono felice di questo, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione e soprattutto all'impegno della Regione Abruzzo a far sì che si concretizzasse questa iniziativa. Il passaggio della Carovana Rosa a Farindola e Rigopiano sarà anche l'occasione per rendere omaggio alle vittime del gennaio 2017. Quelle vittime non possono essere dimenticate, stanno veramente nel nostro cuore. Io comprendo le difficoltà, il disagio di familiari che hanno subito questa grande perdita. Allora va il nostro pensiero e per cui la politica, le istituzioni si devono domandare e far sì che per i prossimi anni non avvengano più tragedie di questo tipo. Io sono felice che in quel territorio venga il Giro d'Italia, passi il Giro d'Italia, perché è un territorio bellissimo che non può essere dimenticato, che va valorizzato e che è uno dei punti più importanti per il turismo dell'Abruzzo.